Negozio regola? Io sono polizia municipale, controllare qua. Se tu fai furbo o no. Cosa c'è? Cosa hai detto? Sei polizia municipale? Sì. Allora, dammi il documento. No, non ce l'ho. Polizia municipale. E dopo che sei polizia municipale? Vabbè, allora, vieni con me fuori un attimo, dai. No. Vieni con me. Polizia municipale, frega un c***o! Vieni, andiamo. Allora, spenga per colpire. No, non spengo un c***o. Comando io a Torino, forse non hai capito. Documento di identità? Non ce l'ho il documento. Dai, polizia municipale! Venite, sono qui. Tutta Torino a casa, è mio. Che c***o volete da me? Sto lavorando io. Lavorando a far che? Lavorando, sto facendo una diretta su internet. Cosa c'è? Sto facendo soldi. Come tu stai facendo soldi qua andando a lavorare, io sto facendo soldi così. Sto rubando, sto facendo del male a qualcuno. Non mi toccare. Non mi toccare. Vieni, seguimi, dai. Adesso facciamo gara con polizia, frega niente. Sì, credono di fottere me. Madonna, c'è il cervello di gallina. Neri, pure sirene. Neri! Polizia. Tutti mi stanno seguendo, tutti. Wow, che casino. Tu vuoi fermare? No, non mi fermo. Aiuto, polizia. Aiuto. Non avrà mica il coraggio di difendersi, no? Da quanti anni è che è in Italia questo signore? Dicevo... 19 anni. Che anni è che in Italia? 19 sì, anni. Ho capito, perché non ma sa parlare si italiano, rende conto, no, di quel che ha fatto? Cioè, sì, perché non sa o parlare no? Italiano? Il fratello, sì, è buono. Si rende conto della roba che ha fatto? Si è reso conto di quello che ha fatto? Si rende conto di quello che ha fatto? Assolutamente. Ecco, si vergogna. Mentito, ho avuto anche le mie conseguenze, però, ecco. non le conseguenze giuste che mi meritavo. Cioè, si meritava? Cioè, dandomi il servizio anni, di leva. Cioè, di fare un po' di servizio di leva si meriterebbe, secondo me. Ma lei lo sa cosa mi hanno dato per questo che ho fatto? Obbligato. Cosa le hanno dato? Io so che lei dovrebbe farci un po' di servizio. Mi fate finire obbligato. Quando intervisto? Scusi. Mi hanno dato... Allora... Che le hanno dato? Allora, a fine video, quando mi hanno preso, mi hanno messo 3 giorni in una cella piena di merda con uno che aveva fatto un reato molto peggio del mio. Invece che dovevano sono farla, stato 3 giorni in quella cella. Che dovevano fare? Quando sono uscito? Portarla al parco giochi, al Luna Park, che dovevano fare? Assolutamente. Una gita a Gardaland. Altri modi di dare... Una gita a Gardaland, non lo so, dove voleva Paolo andare? Sta dicendo che dovevano fare? Assolutamente no, ma adesso ti spiego tutto quello che mi è successo. Non c'è da spiegare, c'è da chiedere se scusa. Se è giusto oppure no per una cosa. C'è da chiedere scusa alla polizia municipale. Ma scusa in cosa? Siete voi che mi dovete chiedere scusa condannandomi a 4 anni per una cosa. Ah, sono loro che devono chiedere scusa a lei. Hai capito? Voi. Ah, sì. No, dico lo stesso. Non ho capito. Ah, sarebbe la polizia municipale che deve chiedere scusa. Sì, proprio lo Stato. Ah, ho capito. No, è proprio il sistema italiano, sì, perché il sistema italiano non va proprio bene. Sì, perché voi come pretendete che una persona cambia? Ascoltami, posso parlare? Sì. Parli. Come pretendete che una persona cambi e si modernizzi e si, come si dice, si adatta alla società, si integri nella società? Capito? Io sono venuto condannato 4 anni per una cosa che non è per niente grave. Io mi viene... Ma che lei è... Che deve fare? Ma lei anche... Devo andare a firmare in una... E ci mancherebbe altro. Per me ci dovrebbe andare 10 anni, altro che 4. Ascolta. In poche parole, quello che voglio dirti... Dai, su. Quello che voglio dirti è che entri in galera che hai fatto una cosa... Dio che ti faccio parlare, ne hai fatto un'altra. Hai capito? Sì. Eri già così prima, se non facevi questa roba qua. Cosa ringrazio di che mi fai parlare? Ringrazia... Cosa? Che devo ringraziare te che parli qua? Non ho sentito. La star. Lascia perdere. Parla...
Perché stai parlando con uno che sa cosa vuol dire il vero senso della vita. Sì, sì. Non ho dubbi, non ho dubbi. No, no, io sono educato. Non ho dubbi, lo vedo dai guanti.